Grande successo di pubblico e soprattutto grande riscontro da parte dei giovani atleti per quello che ormai è confermato come un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio del Tricolore e non solo. Ieri ha staccato il suo nono tagliando l'ormai consueto torneo giovanile che si disputa annualmente allo stadio Silvio Renzulli di Ariano, abbinato anche quest'anno alla settima edizione del Memorial di Achini. L'evento è organizzato dall'USD Vis Ariano Calcio in collaborazione con l'ASD Sporting Ariano, l'ASD Città di Ariano e l'associazione culturale Red Sox. Complice anche il tempo che per fortuna non ha funestato i programmi degli organizzatori, consentendo ai protagonisti di scendere regolarmente in campo e ai tanti appassionati di assistere alle performance dei piccoli atleti, dalle ore 9 alle ore 20 si è avuta l'ennesima giornata di festa alla quale hanno partecipato tante famiglie e soprattutto tanti appassionati di calcio spinti dalla voglia di vedere all'opera le giovani speranze che si sono avvicendate sul terreno di gioco del Renzulli. Molti anche gli addetti ai lavori, nonché vecchie glorie del calcio locale che hanno legato la loro storia sportiva all'Ariano Calcio e che ora gestiscono scuole calcio e che sono rimasti nell'orbita del pallone. Molti anche coloro che invece sono completamente avulsi ormai da quel mondo, ma che non hanno voluto perdere l'occasione per commemorare e ricordare Gigi Achini, cui la giornata è stata dedicata. La manifestazione ha visto protagonisti bambini e ragazzi delle categorie di base del settore giovanile scolastico, bambini regolarmente tesserati con le società di appartenenza. Più precisamente in campo sono scesi i bambini appartenenti alla categoria piccoli amici della fascia di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, quindi nati negli anni 2005 e 2006, i pulcini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, nati nel 2003-2004, e infine gli esordienti della fascia di età 10-12 anni, nati negli anni 2001-2002. All'evento hanno partecipato associazioni e scuole calcio provenienti da tutta la Campania e da altre regioni, quali Puglia, Basilicata ed Umbria. All'esito delle partite che si sono svolte senza soluzione di continuità, si è avuta la premiazione di tutti i partecipanti, cui senza alcuna distinzione è stato consegnato un ricordo per la partecipazione alla giornata, promossa anche per ricordare il compianto Gigi Achini, portiere dell'Ariano ai tempi dell'Interregionale prematuramente scomparso, ma mai dimenticato dalla tifoseria del Tricolore. Unica nota stonata, a causa dei lavori di ristrutturazione non ancora completati a distanza di quasi un anno dall'inizio degli interventi, la situazione ancora precaria della tribuna centrale dello stadio Renzulli, non certo la location ideale per fare accomodare i tanti spettatori giunti per gustarsi una giornata di sport. Abbiamo ripreso questo torneo che onestamente e sinceramente avevano ideato gli amici dell'associazione Red Sox. Lo avevano interrotto per un motivo o per un altro e noi abbiamo ritenuto opportuno riprendere questa bellissima manifestazione. Intendiamo rilanciarla, intendiamo valorizzarla ancora di più. Già oggi è stata una giornata molto positiva con una grossa partecipazione. Associazioni provenienti da più province, Avellino, Benevento. Attendevamo anche qualcosa da fuori regione, ad esempio il Monte Castrilli, squadra Umbra, una scuola calcio che è tenuta su dalla famiglia Iachini. A questo proposito ricordo appunto che il torneo è intitolato proprio alla memoria di Gigi Achini, indimenticato portiere dell'Ariano Calcio degli anni 80 ai tempi dell'Interregionale. E quindi, come dicevo, intendiamo valorizzarla ancora di più, cercando di un giorno di arrivare anche ad invitare squadre da tutta Italia.